Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, Nadia Rinaldi spiacevole, mossa da cieca ostilità. Lo scontro tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta finisce per portare strascichi anche fuori dall'Isola dei Famosi. Dopo la lite in settimana snocciolata come tema principale nel corso della seconda serata e, soprattutto, dopo la storia del clistere, è intervenuto ufficialmente per la prima volta Pietro Tartaglione, il compagno di Rosa Perrotta. Il messaggio di Pietro Tartaglione. Il compagno della ex Uomini e Donne precisa di essere stato fino ad ora in silenzio, ma che non riesce proprio a farne a meno di intervenire visto che si sarebbe aspettato atteggiamenti completamente differenti da chi è più esperto e più maturo all'interno del gruppo. Questo è il contenuto del messaggio. Non ho, finora, espresso pareri, ma è difficile restare in silenzio dinanzi a certi atteggiamenti, soprattutto quando la persona colpita è una parte essenziale della tua vita. Ho trovato a dir poco spiacevole il comportamento della signora Nadia Rinaldi, dalla quale mi sarei aspettato modi di fare completamente diversi. Quando ci si trova ad affrontare situazioni così estreme, ci si aspetterebbe, proprio dalle persone più mature e con più esperienza, atteggiamenti di sensibilità, di equilibrio, di empatia e non cieca ostilità e bassezze che nuociono solo a chi ne è l'artefice, mettendone in luce la vera natura. So bene che la tua determinazione, nonché il tuo coraggio, ti permetteranno di andare oltre e di proseguire il tuo cammino forte della tua lealtà e della tua trasparenza. Tra un clistere e un altro. Tra i momenti imperdibili della puntata che è stato sicuramente questo del clistere. Ad avere perfettamente il polso della situazione, è stato Stefano De Martino, che ha ironizzato immediatamente su quello che è successo ieri in diretta. Nadia Rinaldi ha infatti spiegato in diretta di aver tentato un avvicinamento a Rosa Perrotta attraverso un clistere. Proprio così. Io ho cercato di avvicinarmi a te. Quando ti ho visto stare malissimo sono venuta e ti ho fatto un clistere per farti stare meglio, mia cara. La Perrotta è schizzata, brava, sei una signora. Diciamolo a tutta Italia, sono stitica. È a quel punto che Stefano De Martino ha sdrammatizzato: qui andiamo avanti tra un clistere e l'altro. Ma i litigi, a dire la verità, sono cominciati molto prima, ovvero quando Rosa Perrotta ha sottolineato il fatto che Nadia e Filippo Nardi si stavano dividendo un cocco da soli senza fare più porzioni. È a quel punto che le due sono andate in escandescenza, con Nadia Rinaldi che precisa che non era loro intenzione. Si alzano i toni e la frittata è fatta. Tra le due non c'è per niente buon sangue.